Ben ritrovati con la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Prima di passare alla lettura delle notizie nazionali, diamo subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Conto alla rovescia in Friuli Venezia Giulia per il Giro d'Italia. La 15ª tappa, rivolto Piancavallo, si estenderà per 185 km e domenica 18 ottobre, per la prima volta, partirà da un aeroporto che è anche base militare. In quell'occasione si potrà ammirare l'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori, che saluterà sorvolando i 170 partecipanti al Giro 2020. L'ingresso al pubblico sarà limitato per motivi di sicurezza. La 16ª tappa, Udine-San Daniele, partirà il 20 ottobre per un percorso di 229 km. Ricordiamo il ruolo importante che avranno i volontari della Protezione Civile durante l'evento. Il Giro, infatti, è una grande manifestazione sportiva, ma sarà anche un'occasione per riaccendere la speranza dopo tanti mesi difficili nella regione Friuli Venezia Giulia, secondo quanto dichiarato da Riccardo Riccardi. La sicurezza della 16ª tappa Udine-San Daniele impegnerà notevoli forze in campo, in particolar modo sulla salita a Muris di Ragogna. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, cari amici, dopo la nostra corrispondente dal Friuli, da Udine, Sabrina Ciccotti, diamo lettura delle notizie di quest'oggi della prima edizione. Traffico internazionale quasi azzerato dal Covid, maxi perdite e 400.000 licenziamenti, compagnie aeree mondiali verso lo stallo. La pandemia ha fatto crollare il giro d'affari di 400 miliardi e nel 2020 è previsto un rosso complessivo di 80 miliardi. Durante l'estate qualche segnale di ripresa, ma gli ultimi dati sui contagi rinfocolano il pessimismo. Le quarantene ci stanno uccidendo, dicono, e lo afferma appunto l'organizzazione del settore. Da febbraio più che dimezzato il valore di borsa di Big da IAG, che controlla British Airways, e Iberia a Lufthansa, passando per la statunitense Delta. Trump non ha pagato tasse per almeno 10 degli ultimi 15 anni, versati solo $750 nel 2016 e 2017. Il New York Times rivela che il presidente ha pagato appena $750 di tasse federali sul reddito sia l'anno in cui ha vinto la presidenza, sia il suo primo anno alla Casa Bianca. Le informazioni sono state bollate come fake dal Tycoon. La storia del team italiano in viaggio da 10 anni per fotografare lo scioglimento dei ghiacciai e confrontare gli scatti con quelli di fine 800. Il progetto sulle tracce dei ghiacciai, creato dal fotografo Fabiano Ventura, si avvale di un comitato di esperti di glaciologia, geologi e ingegneri ambientali di varie università italiane. Utilizzata la tecnica della repeat photography, le foto lasciano parlare la realtà, appunto, e i confronti fotografici che paragonano la situazione di oggi con quella di 100 anni fa esprimono con forza il grido di dolore della terra. Guardandoli siamo costretti ad ascoltarlo. Questo è il messaggio che è stato dato. Apolidi, 12 milioni di invisibili, il passo della Costa d'Avorio e i dimenticati delle piantagioni di cacao. È il primo paese africano ad aver adottato una procedura ufficiale per consentire agli apolidi di accedere a diritti fondamentali. I senza patria ivoriani sono almeno 700.000 e tutto iniziò dopo l'occupazione coloniale. MES, Visco dice che dal punto di vista economico solo vantaggi, unico problema può essere lo stigma legato a cattivo uso o cattiva comunicazione. Il governatore di Banca Italia interviene mentre il PD aumenta il pressing su Conte perché l'Italia chieda i 36 miliardi per le spese sanitarie. I soldi, dicono, si possono trovare sul mercato, costeranno un po' di più, ma si trovano sul mercato. Ma se uno vuole liberare il nostro impegno sul mercato, questo è un prestito a condizioni migliori e a lunga scadenza, condizioni buone, e la condizionalità è solamente spendere i soldi nel settore.
e se uno mostra che sa, che usa bene i soldi, ha maggiore facilità di raccolta. Autostrade, lettera del governo, risposta entro 30, il 30 settembre o procediamo con la revoca. Il governo prova a uscire dallo stallo su autostrade optando per la linea dura. Ieri sera a Palazzo Chigi Giuseppe Conte ha riunito in un incontro tenuto riservato i ministri del Tesoro e delle Infrastrutture, Roberto Gualtieri e Paola De Micheli, insieme ai capi di gabinetto. Si vedrà se stavolta si farà sul serio, ma a quanto risulta al Fatto Quotidiano, il Premier e i ministri hanno concordato di procedere alla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, ormai considerata l'unica opzione rimasta. Svizzera al referendum anti-Unione Europea e contro la libera circolazione. Vince il no, ma non in Ticino. In controtendenza rispetto al risultato che si profila a livello nazionale, gli elettori del Canton Ticino hanno approvato l'iniziativa che chiedeva la fine della libera circolazione delle persone tra Svizzera e Unione Europea, con il 53,1% di voti a favore e 46,9% contrari. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.